Buonasera a tutti, siamo qui con Ricky Romani. Romani, arrivi quinto nella nomination del miglior centrocampista, ti senti soddisfatto di questo anno appena trascorso? Vinci anche il premio di giuria tecnica del miglior centrocampista. Sei soddisfatto dell'anno appena trascorso, della stagione che hai passato? Sono soddisfatto a metà, nel senso che dell'annata in corso sono molto soddisfatto, penso sia forse la mia miglior stagione mia e anche di squadra da quando sono a Fossano, proprio non solo come posizione di classifica ma anche come livello di prestazioni oltre che di risultati. Quindi sono molto soddisfatto di quest'annata, mentre sono meno soddisfatto dell'annata scorsa, però ce la lasciamo alle spalle, perché è stata un'annata comunque da 9-10 gol a livello personale, però non ha portato niente a livello di squadra, anzi secondo me ho reso anche, lo dico senza problemi, sotto le aspettative, sotto le mie possibilità, come ha reso sotto le possibilità la squadra, però siamo stati bravi a ripartire subito quest'anno con un altro spirito, con altri giocatori anche, devo essere sincero, e i risultati stanno arrivando, per ora l'importante è farli arrivare fino a fine anno, perché poi quelli importanti sono quelli che si vedranno a fine anno. Il Fossano è cresciuto molto nell'ultima parte dell'anno. Ti chiedo qual è, secondo te, secondo il tuo parere, la tua miglior prestazione dell'anno 2018? Ma la mia, ultimamente sono state buone partite, poi secondo me quella con Cornigliano è stata una partita significativa a livello personale, a livello tecnico, anche per i due gol, però se devo vedere le ultime prestazioni penso che a livello, non parlo a livello personale ma di squadra, proprio a livello caratteriale la squadra si è cresciuta, si è diventata una squadra matura, penso di essere cresciuto anch'io a livello appunto caratteriale all'interno della squadra e non solo a livello singolo. E penso che questo è lo spirito che dobbiamo tenere fino a fine anno se vogliamo raggiungere un certo risultato, altrimenti senza continuità si fa fatica, però sembriamo maturati da questo punto di vista e questa è la cosa più importante secondo me. C'è solamente un punto di distanza dal Canelli, ovviamente sarà un campionato sempre più combattuto. Puntata alla vittoria, ci crede? Assolutamente, non faccio il giochino di chi dice che quando è primo in classifica guarda quelle che si devono salvare, perché mi fa ridere ogni tanto questo giochino qua. Quindi ovviamente siamo primi, vogliamo vincere, ma penso che voglia vincere anche la seconda in classifica, anche penso Cornigliano per la rosa che ha, anche se è terzo, penso voglia vincere. All'inizio tante squadre volevano vincere, non tutti sono riusciti a fare un campionato di vertice, noi ci stiamo riuscendo, non dico fortunatamente perché penso sia meritato, il Canelli è una grande squadra, giocatori importanti. Ripeto, Cornigliano, giocatore importante della grande squadra, l'Asti che abbiamo incontrato ieri, anche se un po' più staccato con Dertona, sono grandi squadre. Narzole sta facendo un campionato importante, Moretta. Il campionato è lungo e equilibrato, noi siamo primi, ovviamente vogliamo rimanere, meglio essere primi che essere terzi o quarti, ce l'ha scoperta l'acqua calda. Però mancano 9 partite, saranno 9 partite fondamentali. Poi all'ultima giornata vedremo quello che saremo riusciti a fare. Ancora complimenti per la serata e ti ringraziamo per l'intervista. Grazie. Ciao, grazie.